venire a me, vedrai, le più piccole, vedrete. Quali? Una casella. Ma che una? Ciao a tutti amicetti! Benvenuti in questo nuovissimo video blog! Ok, oggi abbiamo deciso di fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Aprire un calendario dell'avvento di Shiglam. Ok, il calendario di quest'anno. Sì. E questo calendario di Shiglam che cosa contiene? Trucchi, vabbè. Okay. Trucchi sono nati famosi dal 2019 al 2024. Quindi sono tutti i prodotti super virali di Shiglam. Quindi, ok, se tu già lo sei pronta ad aprire questo. Sì, dai, apriamolo! Sì, va bene, aspetta un po'. Allora, fermo un attimo. Spostiamo il calendario che non mi fido. Allora, Giada. Quante caselle può aprire la mamma? Zero. Come zero? No, allora, amicetti, ci sono ben 12 caselle più una, perché sorpresa. C'è il cassettino magico, che poi c'è sia da una parte che dall'altra. Secondo te sono due diversi o uno unico? È uguale. Vabbè, niente, quindi abbiamo deciso di aprire questo calendario dell'avvento insieme a voi. E vi piace questa idea? Se vi piace mettete assolutamente un like e iscrivetevi al canale. Esatto, perché noi vogliamo arrivare a 400.000 follower per Natale. Sì, per Natale. Quindi aiutateci, dovete iscrivervi adesso. Su, sì. Ma Giada, ma secondo te sono iscritti? Sì, dai, credo di sì. Però dai, io prego così. Comunque avete visto che forma stupenda che ha questo calendario, è uno dei più belli che io abbia mai visto, perché è una vecchia fotocamera. Fai una foto già, da aspetta ti clicco, da che parte si guarda? Vediamo come si fa. Fammela anche la scuola. Scusa, fammela anche a me. Bellissimo. Ok. Quindi, andiamo. Per caso sei curiosa? Sì, voglio. Dai, ferma, basta. Allora, quante non mi hai ancora detto quante caselle posso aprire? Sì. Ma questo chi è? Ma chi è? Amicetti, no! Lui no, eh! Cioè io c'ho te, ci manca solo lui, a te, Ricky, o papà Dario, non mi serve anche lui, eh! Cosa ci fa a casa nostra, l'elfo dispettoso? Oh, è venuto a trovarci per le feste di Natale! No! No, quindi dall'1 dicembre questo inizierà a farci gli scherzi! Allora, signorino, questa è casa mia e qui comando io, che sia chiaro! L'elfo! Questo ti fa dei dispetti. Cioè, avete visto come ha trattato l'elfo? Rimarrà qui con noi. Aprirà anche lui una casellina. No, sono una casellina mia. Numero 13. No, è mia, quella segreta. Va bene, va bene. Allora, io voglio aprire almeno, siccome ce ne sono quante? 12 più una, quindi 13. Io ne voglio aprire almeno 4. No. Dai, le scegli tu quali. Ok. 4, ok, 4 sono mie. Quelle più piccole. Il numero 1 dov'è? Partiamo dal numero 1. Allora, il numero 1 è gigantesca e sostanziosa. Volete vederla? Sì, apriamola. Allora, aspetta, 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 aspetta. Voglio aprirla. Vabbè, ma questo è... Allora, vuoi aprire? Allora, intanto ci siamo premunite di uno specchio perché ovviamente Shiglam è un marchio di trucchi! Di trucchi e prodotti per il beauty. Esatto. E quindi ci saranno delle cose per toccarsi. Ah, io ho caldissimo, posso togliermi intanto? Posso togliermi? No, sto sudando. Dobbiamo aprire questo calendario! Giada, questa faccia perché? Perché il camera... dove è finito? Amore, ti visto. E quindi non possiamo aprire la casella numero 1. E riprendi qua. No, 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 aspettiamo il pipì stop di il cameraman, che in realtà è papà Dario. Ok, guardate, intanto vi facciamo vedere i primi addobbi natalizi. Fuori c'è una cosa bellissima. Ma non ve la facciamo vedere oggi. Mi dispiace. Ti faccio aprire. Quali mi fai aprire a me? Vedrai, le più piccole, vedrete. Una casella. Ma che una? La 11, allora la 11 sarà mia e poi voglio anche la 3. Tu apri la 1, la 2 e io la 3. E tu fai la 3? Questa.
7 è uguale alla 11. Allora, ma scusa, no. Avevi detto 4. Facciamo, se vuoi diminuisco a 3. No, riapro tutte io. No. Sì, riapro tutte io. No, amicetti, qua mi vogliono rubare. Quante ne vuoi aprire? Il calendario dell'avvento. Quante ne vuoi aprire? 3. Troppe. Se vuoi 2, 1 o 0. Anzi, ne voglio 3. Forse sono 0. Sceglierò io. No, sono 0. Sì, vabbè. Ragazzi, siamo arrivati finalmente al momento. Tu che vuoi? Tu mettiti qua, sull'alberello. Qui in cima. Perfetto. E non darci fastidio, eh? Vai, casella numero 1. Sono emozionata. Aspetta, guardo prima. Con calma, non spaccare tutto. Come guardo prima? No, io non ho visto. No, dai, fammi. No! Quante cose! Allora, intanto c'è questa matita labbra. Secondo me è bellissima. Guardate che bella. Non sto mettendo niente. Bella questa! Allora, poi abbiamo questo pennellino bellissimo. Io appoggiavo tutto qua, poi papà ve li fa vedere. Questo che cos'è? Glitter! No, ma è polvere di glitter! Mio. E un gloss. Secondo me sono da mischiare, cioè tu metti quello e poi ti metti il gloss. Li proviamo? Vai. Però leggiamo se effettivamente è un gloss. È gloss. Gloss, ok. Lip gloss. Lip gloss. Io provo il gloss. Aspetta. Quindi casella mosh. Allora, vai. Che bello. Allora, questo è trasparente. Io ti metto i brillantini. Aspetta, te li metto io. Come si metteranno? Con la... Vabbè, li proviamo. No, voglio provare. Proviamo con le dita. In modo classico, vai. Girati verso la telecamera tu. Ragazzi, guarda quanto brilla. No, è brillantissimo. Guarda, fatti vedere. Questa è la casella numero 1. La 2 la apro io. No. Non posso aprire un tubo. No. Va bene. Allora, stacchiamola questa che dà solo un po' fastidio. Così. Via. 1. Ho colpito quasi il cameraman in faccia. La 2. Non facciamo di... Allora, amicetti. Se arriviamo a quanti like? 2000 like. A 2000 like per questo video, alla fine vi faremo vedere quali altri calendari dell'avvento abbiamo da aprire e voi ci direte quale volete che apriamo. Adesso. No, ma che bello, che cos'è? Vai già dalle dita piccole. Attenzione a non romperlo. Questa mi ricordo che è stata una cosa super virale. L'ho vista tantissime volte su TikTok. È un primer. Ce l'abbiamo fatta. Un primer. Aspetta, c'è scritto. È un primer. Base idratante. Quindi questa è la base per il trucco. Non la proviamo, che dici? No. Questa non la proviamo. Però sentiamo se profuma. Sembra buonissimo il profumo. È buonissimo, ragazzi. Ok, la terza casella è mia. No, me l'avevi promesso. Dai, me l'avevi promesso. Allora, casella numero 3. Siete pronti? Olè! Che bello. Vabbè, ma hanno anche dei packaging stupendi. Guardate quanto è bello. Questo lo voglio provare. Dai, mettimelo tu. Con lo specchio. Questo specchio ce l'hanno regalato al compleanno. Al mio compleanno. Ah no, al mio non è ancora arrivato. Illuminami. Madonna. No, vabbè. Illumina un sacco. No, ma poi è bello. Cioè, è come non averlo. Che bello. Ti è piaciuto? Sì. Allora, per ora tra... Vabbè. Il tuo preferito me lo dirai. Casella 3 l'ho aperta io. Adesso apri. Va bene, apri tu la 4. Spaccare. Vediamo. Tutto,
Vediamo, vediamo un cos'è. Illuminante. Ah, è un illuminante, però uno... non è una cipria, no? Ah, scusa, no, non l'avevo visto bene. Anche questo illumina tantissimo. Questo te lo provo io a te. Dammi qua. Girati verso la telecamera. E vediamo com'è. Vediamo. Vai. Accetti. No, vabbè. Se vedete l'effetto? Sì, è brillantissimo. Si vede l'effetto magnifico. Vai, metti. Vabbè, basta, glielo mettiamo a Giada. Qua, lo metto. Wow. Dall'altra parte. Voglio vederli. E nasino. Aspetta che il nasino era finito. Guardati. Specchio. Com'è? Quale ti piace di più tra questo e questo? Quello bianco? Io forse invece preferisco questo. Sono tutti e due belli. Tutti e due belli. Ok, dai, passiamo al prossimo. 5 grande la prima. La 5. Vai. No, ma questo poi è super cioè, è fighissimo il packaging. Il pack è bellissimo. Cioè, sembra un'astronave, ragazzi. Vi dico solo questo. Apriamolo. Apro io. Che cos'è? Leggiamo dietro. Io non vedo un tubo. Ciecata. Ma non possiamo leggere dietro. Oh, niente. Io lo voglio aprire. Vabbè, niente. Giada ha deciso che non vuole più partecipare al video. Vai di là. Io apro tutto io. No, no. Apro io. Ok, scherzavamo. Vabbè, cos'è sta roba? Il blush. L'avevo detto che era blush. Ma sei tutto tu. Ma scusami, chi te l'ha insegnato queste cose? Da sola. Aspetta, è venuto via sto coso. Ragazzi, sono... vabbè, te lo faccio vedere senza. È bellissimo. Allora, uno in crema e uno in polvere. Fantastico. Comunque, non lo proviamo perché non lo voglio rovinare questo. Sei d'accordo? Sì, però prima o poi lo rovinerà. Prima o poi lo rovinerà lei. No, però... cioè, che petit cosa. Sentite, ASMR, vai. 3, 2, 1, ASMR. Devo farlo io. Vai. Cara mia, io ho le unghie. Dai. Ok. Casella numero 5. Abbiamo preso il cameraman in piedi. La 6 l'apro io, che è piccola. Dai, l'apro io. Che è piccola. Poi me ne fai aprire una sola, la 12, guarda, è piccolissima. Sì, okay. Niente, una per la carogna. Oh, questo è flash dei tuoi. Questo lo conosciamo già perché lo avevamo già questo prodotto. Ed è un fallo vedere. È un blush. È, a parte questi packaging io li amo. Sì, è vero, sono bellissimi. Ed è così. Si svita. E c'è questa spugnetta da... non la mettiamo perché il prodotto è tantissimo adesso, perché è nuovo. Se no diventiamo... clown. Dei clown, infatti. E quindi abbiamo questo altro prodottino. È bellissimo il packaging. Guardate qua quante belle cose. Sette. Vai, la casella. Sette. Allora siamo alla casella 7. Apriamo. La sette. Oh! No, vabbè, è una roba pelosa. Ma sei fortunatissima. Perché tu apri le cose più belle? Mi fai aprire le cose più piccole. No, ci ho visto già. Chi l'ha visto? Tu o io? No, guardare! Io non l'ho visto! No, io non l'ho capito! Giurin giurello, l'amore è bello! C'è un pompon! Ma che cos'è? Il pompon ti prego, lo posso usare io per le chiavi di casa? Punto te lo ruberà sicuro a me! Allora, il nostro gatto Punto ha l'ossessione... che cos'è? È grosso! Che cura? Lip care, no, cura delle labbra! È un gloss. Non è proprio un gloss. No, vabbè, ma che packaging stupendi che hanno. Guardate che bello. Sì, ma adesso non lo consumiamo anche questo. È per idratare le labbra. Quindi stasera lo metto. Ok, idratiamo le labbra sempre. La pelle sempre, cosa che io non faccio mai, ma lei sempre. Lei non si strucca mai alla sera? Non si dicono i denti della mamma. Non è vero. È una menzogna. Sta mentendo. La 8 giù. Sì, la 8 da me. La 8 è gigantesca, posso aprirla io? Ma no, ma come ormai? Oh, una paletta. No, ma che bella. Ma è a forma di puzzle. Oh. Posso dire una cosa? La mamma è appassionata di puzzle. No, guardate. È
bellissima, il packaging, lo fanno. Siete bene. Curiosi di vederla dentro? Gliela facciamo vedere? Sì, neanche io l'ho vista, quindi voglio. Vai, fai. Aspetta, devo provarla ad aprire. Belli i miei colori. Questi sono i miei colori, Giada, non i tuoi, i miei. Ciao! Ciao colori! Questo lo tolgo io dopo. Dopo lo togliamo, questa è la parte plasticosa del... Cioè, bellissimo. No? Rendo l'idea? Rendiamo l'idea? Ok, mettiamola qui. Adesso, cos'è? La 9 che avevamo già visto. La 9, io però non ho capito che cos'è. Dentro la mano non so che cos'è. No, ma che bello, ma sono dei pacchetti stupendi. Come... Mamma, vabbè, no, non si vede. Allora, scavatore. Nonno! Ok, l'abbiamo tirato. Che cosa? Calmati. Questo serve per i tuoi nuovi capelli. Avete visto i nuovi capelli di Giada? Vi piacciono i cospetti biondi? Questo serve per idratare i miei capelli. Muovi. Siamo già alla 10, abbiamo quasi finito, Giada, non ci posso credere. Sì, vabbè, siamo altri 5 calendari, che dici? Sto scherzando. Vai, a te. Allora, no, la 10 io. Avevi detto la 12. Ah, la 12, scusa. Oh, non far vedere. Questa è una cosa bellissima. È una cosa bellissima che io gli ho rotto a Giada. Ma come fai a capire tutto? Cioè, Giada capisce tutto solo guardando la confezione. Io dico, boh, chissà cos'è. Una crema per i piedi. Una crema per profumare. È la cibia che mi hai rotto tu. Questa è una cibia. Lei mi aveva rotto la mia cibia nuova. Però, ragazzi, questa è in polvere. Infatti l'avevo così. Scusa. Ma vabbè, qua c'è È doppia. No, vabbè. Aspetta, che se apriamo qua facciamo un casino. Guardate. Ah no, ok, per adesso è chiusa, se no sai che polverone facevo io. Ci vuole la spugnetta qua, quella che ti ho regalato a compleanno. No, ho visto una cosa bellissima. Basta spiare! Ma io non lo so, ma via! Si vede quello lo devo aprire io, No, prendilo. Perché te l'avevo detto, l'avevo vista. No, io non è che ti l'avevo rubo... L'avevo vista sul sito. Ma non è che ti rubo la roba l'avevo io, eh? Ora apriamo la casella 11! L'apro io. No, io ho detto la 12. Io forse così. Vabbè, non posso aprire niente in questo calendario. È l'ultima della pagina. No. Della pagina del cos'è? È l'ultima di questa pagina. Abbiamo finito la pagina 1. No. Non si può vedere? Io lo spio dall'alto. Non si vede niente. È una roba bianca. Cos'è? Altro? No, ma non è un gloss. Vediamo se è un gloss o no. Ma ci sarà scritto? È un gloss. Sentiamo lo stappo. Ah, ho perso un po' di prodotto. Me lo metto io. Io lo voglio provare. O te lo provi tu? No, non è già tutto. Vediamo. Che bello! È bello? È bellissimo! Wow. E le 12 l'apro io. Allora, ovviamente mi presterai tutte queste cose? No. Ma no, la 12 è la mia. Finalmente c'è la mia. Dai, allora io apro il cassetto. Bellissima, apri la. Apro il cassetto. Ha aperto lei, Non so se l'avete visto. È bellissima. Scusami. È lo illumina. Ok. Stavolta l'ho preso il cameraman. Olè! Che roba. Giada, l'hai fregato. Fregate. Dove l'hai messo? Fregate, l'illuminante è mio. Elfo ciambella. Com'è elfo ciambella? Oh, e dove è finito? Lo sapevo io che gli elfi ciambella. Si chiama ciambella. Adesso lo sappiamo. Che questi elfi fanno sempre i dispetti. Adesso dov'è finito? Tu lo vedi? Lei! Non ti ha illuminato! Aspettate un attimo. No, ragazzi, venite con noi. Cioè, scusate. Non ti ha illuminato! Cioè, l'elfo ciambella si
si è preso il nostro illuminante. Il mio illuminante. Il tuo illuminante. Scusi, è il Pociambella, eh? Eh? Non lo so, ma io veramente, riprendiamocelo. Scusa. Ma non lo so, ma che maleducato. Me l'avevano detto che erano un po' così questi elfi, ma lo so, mamma. Niente, l'elfo ci aveva rubato l'illuminante, ora ce lo riprendiamo. Direi che questo è solo l'inizio, secondo me, degli scherzetti di questo elfo Ciambella. Eh sì. Adesso ti mettiamo chiuso dentro... Dove lo mettiamo? Dentro quel cassetto. Dentro il cassetto. Così impari. Con i medicinali, ciao. Ora proviamo. Così impara. Che le dici se proviamo questo illuminante? Allora, no, ma ragazzi, è un'astronave. Infatti. Penso che questo sia uno dei più belli che abbiamo aperto. Open, vai, tira. Forse. Ah no, ecco. Tirare in su. Io. Già lo so. No, guarda che bello. Io me lo sono messo. Guarda che bello. Si vede iridescente. Ma non si vede niente, scusate, eh. Guardate ora. È bellissimo! Questo è veramente bello, bello. Ora mancano solo i testini. Manca il cassetto che in teoria è la cosa più importante. Lo apro io. Ragazzi, cioè, scusate, ma questo lo possiamo anche eliminare. Sì, caro elfo Ciambella. Sì. Non so io. Proprio, ma poi scusami, ma è proprio la casella che devo aprire io. Allora, qui c'è la sorpresa delle sorprese. E c'è scritto pull. Prova a pullare. Una lettera. Una lettera. Leggiamo cosa dice questa lettera di Shiglem. Vediamo cosa ci dice Shiglem in questa lettera. Mi sa che sono tipo delle cartoline. Scusate, ma lei ce le guarda lei, ma non ve le fa vedere a voi. Stavo guardando così. Allora, abbiamo 2019. Il 2020, che direi che lo possiamo eliminare dalle vite di tutti, sì. Che è l'anno del Covid. Anche il 2021 un po'. 2021, sì, anche perché io diciamo che non sono stata proprio fortunata nel 2021. 2022. Però il 2022 è quando abbiamo aperto il nostro super canale. Quindi è un anno fantastico, così come il 2023 e il 2024. Quindi tutti questi anni promossi. Il 2019 non c'è. Vabbè, il 2019 a me non dispiace come anno. Ora voglio aprire il cassettino però. Dai. Allora, apriamo finalmente il benedetto cassettino. Lo apro io. No, dai! Non si apre. Aspetta, ti do una mano. Forse non si apre da davanti, ma si apre da qui dietro. Può essere? Sì, perché come si tira? Vai, ok, apriamo. Allora si apre da dietro. Oh! Vediamo questo cos'è. Io tiro fuori questo e tu tiri fuori questo. Sì. No, ma ragazzi, ma che pufferia. Tieni questo intanto, tu aprilo. Io tiro fuori questo. No, vabbè. Guardate che bello. Che carino. Questo è il portatipo tessere. Con il portachiavi. È un quadernino mini quadernino. Che carino. Ma non è troppo tenero. Vediamo questo. Tu puoi mettere anche il nome. Troppo teneri. Questo è mio. Carini. Aspetta che non riesco a chiuderla. Allora, Giada. Ricapitoliamo, facciamo rivedere tutto quello che abbiamo trovato. Qual è il tuo prodotto preferito intanto? Prodotto preferito? È difficile. Tutti. No, a me non tutti. Adesso vi dico quale preferisco io. Allora, questo e questi. Questi quattro sono i miei top preferiti. E qual è quello che ti piace di meno? Quello di meno? Credo questo. Non lo so, perché mi dà l'impressione che i brillantini così poi si sciancicano tutti in bocca. Allora, voi da casa, qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere. Yes, e per te, Giada, quindi tutti? No, devo... Dai, fai la tua top 4, la top 4 di Giada. 4?
Allora, 4 di giallo. Questo secondo me è bellissimo. Questo gloss più o meno. Questo. Ok. Vabbè, poi questo. Ok. L'astronave. Top 4. Tra questi due. Voi quale sceglieresti tra questi due? Vabbè, forse. Non far cadere niente. Quello. Ok, top 4 di Giada. E scriveteci voi nei commenti quale è la vostra top 4. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci sia su Instagram e sia su TikTok. Sì, esatto, perché su Instagram potete vedere nelle nostre storie tutto quello che facciamo durante il giorno, delle curiosità. Curiosità, ci potete fare delle domande alle quali noi rispondiamo nel box domande. Quindi, io direi che questo video è concluso, ma prima dobbiamo farvi vedere gli altri calendari dell'avvento, come vi dicevo, che sono. Allora, vai. Numero 1, quello della Tinder. Sì, buono. Numero 2. Allora, questo non è proprio un calendario dell'avvento, ma è. Possiamo aprirlo uno con loro? Tipo una pignatta dove bisogna tirare queste cordicelle e si trova il tesoro. E possiamo fare un'ora? No. Perché sono poche e devono essere fatte bene. Quindi, questo della NYX. Oppure l'ultimo più importante? No, ce ne sono due. L'ultimo, no, vabbè, la lint è mio e noi comando io. Quei cioccolatini che gliene frega loro. E quello di io. Quello di Essence! Quello di Essence, che è? Ragazzi, questo sì che è gigantesco. Guardate quante caselle ha. 24. 20. 4. Caselle! Fateci sapere se li volete aprire con noi. Se non vi interessa, niente. Ci fate le corna così a volte. Ma non è vero, non ci fate le corna che ci offendiamo. Ok, ragazzi, vi saluto. Salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Speriamo. Non ce la faccio più. Ciao! Un saluto al cameraman. Ciao papà Dario. Ciao amicetti. Ciao a tutti amicetti. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un video meraviglioso a sorpresa. Soprattutto non tanto per voi, ma è una sorpresa mega stupenda per loro, che saranno i veri protagonisti di questo fantastico video. Esatto, sì. Avete dei sospetti su che video sarà? Sì, forse sì. Andiamo al sushi? No. No, McDonald's. Vabbè, ve lo dico io. Allora, vi do un piccolo spoiler. Qui c'è ancora l'albero di Natale e amicetti, siamo già a metà gennaio. L'albero di Natale dovremmo già averlo disfatto. Lì ci sono ancora tutti gli addobbi. E no, non è un altro albero di Natale, non vi preoccupate, perché è un regalo ancora più bello, un video stupendo, e cioè disfare tutta la casa dagli addobbi di Natale. No, assolutamente no, ragazzi, no. Ma cosa? Dove? Che cosa? State, ragazzi, non potete andare! Smettetela, venite qua! Subito! Non esiste! Adesso c'è l'albero da smontare, ci sono gli addobbi e muti! Ma come si fa? Io non lo so, da dove iniziamo? No, io non lo faccio. Ragazzi, ho bisogno di una mano e quindi adesso vi do i vostri. E te lo fai da sola, hai detto una mano, c'hai una mano, quindi una mano, anche due. Allora, non facciamo gli spiritosi e vediamo di muoverci. Allora, primo. Giada, il tuo primo compito sarà quello di prendere tutti i pupazzi, pupazzetti, metterli qui sul tavolo e sistemarli bene. Riccardo, il tuo di compito sarà quello di iniziare a staccare le palline con molta delicatezza. Ok, ci siamo capiti? Io scendo un attimo giù, vado a prendere tutti i sacchetti, le buste e le scatoloni per mettere via l'albero. Ok? Dai, che sarà una festa! Vabbè! Ma che pizza! Infatti, che pizza! Cioè, io tutto l'albero devo smontare, vabbè. Ma aiuto io, Ricci. Dai, comincia a togliere quei pupazzi. Ok, scendo giù a prendere le cose, dai, forza! Prima cominciamo. E prima finiamo. Va bene, però ci vorrà un sacco di tempo. Questo era un anno bellissimo, vero? Sì, guarda che belle palline.
Dov'è? Cosa? La mamma! La mamma è giù! Cos'è successo? Mamma! 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 Cos'è successo? Oddio! Oh, ti fa male! Oh, oddio! Cosa hai fatto? Mamma, tu come hai fatto a cadere? Mi sono fatta male! Ma dove? Ho preso una botta al braccio, poi mi giro la pelle. Vieni qua! Aspetta! Oh, mamma! Stai calma, riposati! Oh, sono caduta! No, ragazzi, non ce la fanno! Aiutatemi a salire! Dammi il braccio! Il braccio? Hai già dato prendila dall'altra mano? Aspetta, questo braccio mi fa un po' male. Ok. Mi appoggio a te già. Vai? Okay. Ce la fai? Sì. Oh, mamma. Oddio. Queste scale qui, l'ho sempre detto io. Sì, cadi sempre, mamma. Ho picchiato anche la chiappa. Dai, vai a riposarti. Allora, sì. Ragazzi, non ce la faccio, a parte che mi gira un po' la testa. Io mi vado a riposare. Allora, lascio tutto nelle vostre mani, Riccardo, mi fido di te. Sì, puoi stare tranquilla, noi siamo affidabilissimi, come sempre. Dai, okay. Riposati, Poverina la mamma. Sì. Ok. Cosa? Adesso... Ci laviamo le mani? No, adesso faremo tutto noi. Faremo tutto. Riordineremo, metteremo l'albero dentro i sacchi. Faremo tutto. Sì, tutto quanto. Così è già tutto pronto quando si risveglia. Sì. Dai. Sarà contentissima. Comincia a mettere a posto qua i pupazzi e io. Okay. E poi io ti do una mano. Ricky, mi aiuti? E ce ne sono anche da prendere giù i sacchi che gli sono caduti alla mamma perché è caduta. Sì, un attimo Giada, sto rispondendo a un messaggio fondamentale, 2 secondi, forse anche 3. Vabbè, ho già capito che devo andare a prendere i sacchi, devo fare tutto io. Oh, Issa, aia, che pesante. Ricky, mi viene da aiutare, sì o no? Fatiche. Arrivo. 2 secondi. Ricky, ma mi viene da aiutare, sì o no? No, aspetta, Giada. Poverina la mamma. Avrà sete, le porto subito un bicchiere d'acqua. Tu continua pure qua, Va bene, io con i sacchetti ci parlo dopo. Dovremmo metterle insieme a queste cose, sì. Ah. E adesso... Sì, eccoci qua. Ok, questo lo appoggio un attimo qua. Ah, finalmente un po' di privacy qua. Nessuno che ci disturba. Sì, abbiamo un sacco di tempo. Dimmi quello che vuoi, raccontami cos'è successo. Oh no! Cosa vuole ancora? Senti, Flaminia, forse è meglio se ci sentiamo fra 5 minuti, che vado a vedere cosa vuole mia sorella. Ciao. Eccomi! Allora, Giada, la mamma mi ha detto che ha bisogno di un antidolorifico. Ha bevuto tutta l'acqua, come vedi, quindi adesso prendo la pastiglia. Va bene! Giada, non lasciare tutto qua in giro, che stavo inciampando, e poi mi faccio male anch'io. E lo dovrei mettere? Non lo so, pensa qualcosa, io mi sto occupando della mamma. Arrivo subito, Ok. Rieccomi, Flaminia, sono di nuovo qui da te. Dimmi tutto. Allora, sì, no, non volevo nulla. Soltanto disturbare, come sempre. Te com'è andata? Ah, anche te ha messo 2 la prof. Ma guarda te. Riccardo! Adesso te, signorino, mi aiuti. Sì, no, Giada. Io sono stato di sopra ad assistere la mamma fino ad adesso e sono stanchissimo, Quindi mi riposo un attimo sul divano. Tu continua pure da sola, che sei bravissima. No, mamma, ha detto che mi dovevi aiutare, non stare a riposarti sul divano. No. Adesso io devo fare tutto da sola. Amicetti, faccio fare tutta lei. Lei non lo sa che io non faccio niente neanche di sopra. Cioè, sono troppo furbo. Adesso Linardo
come ci arrivo? Che nervoso, devo prendere la scala. Adesso te lo faccio vedere io a quello che dorme. Intanto questi non mi servono più, tenete di te, poi te li mettete a posto. E adesso vado a prendere la scala, io so uno scherzo da fargli. Sdraierò l'albero e io faccio finta che sono rimasta sotto. Così impara. Adesso vado a prendere la scala. Oh, Elisa. Oh, io so. Ok, adesso bisogna aprirla. Aiuto! Oddio! Oh, piano piano, ok! Finito! Adesso te la farò pagare a quello lì. Mi metterò sotto l'albero e farò finta che mi sono. Che l'albero mi ha spiaccicata sotto. Amicetti, sono pronta! Adesso urlerò e Ricky crederà che mi sono fatta male. Ricky! No, no! Cosa è successo? Oddio, come hai fatto? Amicetti, ma come hai fatto a far cadere l'albero? Ciao, ti senti bene? Non respiro, Ricky, mi muoio. Oh, no! Ok, ok, stai. Tieni dura, provo a sollevare l'albero. Ah, pesante! Ah! Hai la tirata su, prova a uscire! Ah, non ce la faccio! Vieni, vieni, andiamo sul divano! Mi togli le scarpe, non ce la faccio! Ok, dov'è che ti sei fatta male? Allora, calmiamoci un attimo! La mamma non deve assolutamente scoprirci, siamo d'accordo! Quindi faccio tutto quello che vuoi. L'importante è che non piangi. E voglio un po' d'acqua. Tutto quello che sì, vuoi. Serve un po' d'acqua, un po' pane. Poi prendiamo un po' il mezzo. Va bene, però abbassa la voce, sennò la mamma potrebbe svegliarsi e si arrabbia, che sta riposando. Sta funzionando. Eccomi. Acqua per te. Eccola qua. Non la voglio più, non ho più sete. Ok, cosa vuoi? Portami una caramella. Va bene, anche una caramella. Oh. Tieni l'acqua frizzante e ecco, qualche caramella. Se le metto nell'acqua? Non mi piacciono queste, Ricky, torna indietro. Ma come non ti piacciono? Le hai sempre mangiate. Ma sono buonissime. Mamma! Zitto. Te la vado a prendere subito. Ecco, tieni quella di prima. Non mi vanno più. Ma come? Mamma! Zitta, cosa vuoi allora? Voglio un cioccolatino. Amicetti, non ne posso più. Forse sarebbe stato meglio se l'avessi aiutata con le cose di Natale, eh? Ah, che cioccolatino buono adesso. E porto il tronchi, speriamo che le piaccia. Arrivo, eccomi. Questo qua è un buon tronchi, dai, se questo ti piace per forza. Che schifo. Ma come, che schifo, è buonissimo. Io non ce la faccio più. Mi fai il passaggio più. Ai piedi? Cosa hai detto? Mamma! Zitto, mangiati sto. Veramente vuoi un passaggio di piedi? Mamma! Adesso ordina tutta la sala e devi pulire tutti gli addobbi, devi toglierli tutti i denti. Va bene. Ok, allora togliamo sti piedi. Soffro un po' di vertigini. Paura. Cosa devo fare adesso? Smontare l'albero. Montarlo? Lo monto? Smonta. Smontare. Mio fratello è proprio un impedito. Vabbè, se l'è meritato. Dai, l'albero va qua. Ma come fa a entrare l'albero dentro questo sacchetto? Che è gigantesco. Boh, un pezzo ci sta qua, al massimo. Vabbè, proviamoci. Oh.
quasi finito. Mancano le lucine. Ecco. Amicetti, lavoro perfetto. Allora, uno di qua e gli altri due, il mignolo qua e l'indice. No, mi sa che non si riesce. Poi il passaggio è anche un po' angusto, quindi. Ma stai zitta te, meglio se ne faccio uno alla volta. Eccoci qua. Metti la cera. Comunque, quando è finito, io ho fame. Sì, sì. L'ha giardinato il Mac, sta arrivando. Mio Dio, sono sfinito. Ho sistemato tutto. Te, Giada, come stai? Non riesco a respirare. Mi porti? Mi porti? Cosa? Ho fame. Giada, un attimino che sono stanchissimo. Ma... aspetta un minutino. Chiamo la mamma allora. Oh, aspetta. Ragazzi, ciao mamma. Sono rinata, il braccio non mi fa più male. Mi sento bene, ci voleva questa dormita. Dai, bene. Ma voi siete stati fantastici, bravissimi. Sì. È andato tutto bene? Ah, guarda, benissimo. Allora una sorpresa per voi, visto che siete stati così gentili, carini e bravi. Vi porto al parco e poi a cena. Sì, sì, amore. Ciao. Giada, ma tu mica stavi male? Cosa c'è? Mica stavi male. Stava male perché intanto? Cosa? Ma chi se ne frega, Ricky? Non sto male. Vabbè, ok, ho già capito. Stavi male? No, vabbè. Andate. Ma vieni al parco? No, sono troppo stanco, guarda. Troppo ho sistemato stanco. Tutto, no, guarda. Non voglio di fare niente questo, dai, andiamo noi. Andiamo. Prendiamoci voglio di fare le giacche e andiamo. Siamo di Natale. E luci. Vabbè Ricky, visto che tu non hai voglia di venire, non hai mai voglia di fare niente proprio, sei proprio uno sfaticato. Amore, sei contenta che sono arrivate le tue cosine? Giada, sta arrivando il Natale! Allestiamo tutto, le luci, i palloncini, sì, le palline! Ah sì! Che fai? Allora, siamo attaccati per sempre. Ah, che bello! Sì, amici per sempre. Sì. Così non ci perdiamo, dai. E a te chi ti ha invitata? Allora, intanto ve lo dico, io non ci volevo neanche venire. È stata mia mamma a obbligarmi. Io in questa casa da schifo non ci volevo stare. Voi che cavolo state facendo? Che puzza! No, ci rovinerà la giornata. Che pizza, lo sapevo. Ok, allora, io ve lo dico subito. Non intendo aiutarvi a fare niente di quello che state facendo. Io mi siedo qua e mi faccio tutti i fatti miei. Meno male. Già, guarda, tornatene anche a casa. Decorazioni. C'è un pisolino. Ricky, facciamo uno scherzo? Si è addormentata. Oh, si è addormentata, sì, finalmente. Shh, ok. Dai, andiamo, prendiamo le luci. Tada! Ciao, bimbantella. Ciao. Fatti 5 Giada. No, non volevo venire mamma. Nascondino. Cosa potremmo fare adesso? Nascondino, sì, bellissimo, grande idea Giada. Hanno detto nascondino, voglio giocare anch'io. Oh, va bene Giada. Ci stai? Ok, giochiamo. Sì, dai, gioco anch'io, nascondino. Ci sono soltanto due regole. La prima è che ci possiamo nascondere solo in questo piano. E? La seconda è che conti te. Esatto. Ciao. Va bene, tanto vi trovo in un secondo. Sono bravissima, nascondino. Ok, comincio a contare. 1, 2, 3, 4, 5. Arrivo! Allora, adesso ci metterò un secondo a trovarli perché sono su questo piano, quindi guardiamoli dietro al divano. Trovati!
No, qua non ci sono. Dietro all'albero di Natale saranno. Arrivo! Qui non c'è nessuno e di qui neanche. Oh oh! Trovati! No, non ci sono. Ah, ce ne siamo liberati per mezz'ora. Oh, adesso ce ne stiamo qua belli, rilassati. Batti simple. Bel po' grande. E possiamo fare quello che vogliamo. Uffa, io voglio andare a casa mia. Non li trovo da nessuna parte. Io li odio. Non voglio più giocare con loro per sempre. Non voglio più venire in questa casa mai. Io che schifo. Mi fa schifo tutto in questa casa. Io li odio. Va bene, eravamo qua. Ciao! Ciao! Sei un po' scarsa questo gioco, eh? Ma... Io non ci ho guardato all'inizio! Mi avete imbrogliato! Voglio andare a casa! Merenda! Oh, andiamo a fare merenda! Sì, è una merenda! Non chiamiamola quella birbantella! No, se no! Oh, che buono! Si mangia tutto! Esatto! Proprio luxury! Mm. Facendo merenda senza di me! Che maleducato io! Famissima! Ho cercato di schifo, adesso gliene vado a dire quattro! Sono tanti! Allora, anch'io ho fame, voglio la merenda! Abbiamo adesso la merenda anche per te! Ah, vero, ecco, questa è per te! Ma che schifo, ma sono cereali! Mangia. Ma voi avete mille Nutella birretti e mille biscotti! Questa è la nostra porzione! Esatto, solo per noi questo! Dai, vattene a mangiare, non ti vogliamo qua. Attacca il corno all'unicorno. Dai, poverina, facciamola un po', giocare. Hai ragione, già che è qua. Vabbè, facciamo il gioco dell'unicorno? Sì. Attacca il corno all'unicorno. Ho già qua la benda. Birbantella, dai, vuoi fare un gioco insieme? Dai, ti divertirai. Non lo so se i vostri giochi mi piacciono. Comunque, dai, mettiti la benda, veloce, veloce. Va bene. Non ti diciamo neanche che gioco è. Ok, voglio giocare. Però iniziate voi, non inizio io. Non mi fido. Sì, sì, infatti okay, preferiamo iniziare noi. Adesso dovremo attaccare il corno all'unicorno. Esatto, ti aiuto io già. Con la benda. E io sarò bravissima. Facciamo un bel giretto e iniziamo. Ok, brava. Madonna, quanto sei brava, Giada. Qua? Ecco, bravissima. Hai visto, birbantella? È bravissima. Secondo Giada. Me hanno imbrogliato come al loro solito. Tocca a te, sì. Ok. No, guarda. Attacca. No, la seguiamo. Ok. Oh, perfetto. Ecco. Adesso tocca a me, dai, dammi la benda. Scusa, no, il cappellino è mio, cosa mi rubi il cappellino? Non volevo il cappellino, puzza di capelli. Profuma. Puzzolenti. Allora, chissà. Tieni il tuo stupido corno dell'unicorno. Io sarò bravissima a confronto a voi. Dacci, sì, dammi questo. Vogliamo proprio. Dov'è l'unicorno? È ecco, qua. Allora, è qua. Dai. Ok, allora. Dai, già, facciamola girare. Ok, ok. Vado. Oddio. Mi sa che è svenuto. Bambina, Biba, prova a tirare dei calcetti. Birbantella, Birbantella, hai visto di sì? Sì, Birbantella. Prova, vai a usare le cose qua. Ecco, lo sapevo io, questa casa non ci dovevo venire. Uffa. Trucco. Giada, siamo appena stati invitati a un party super esclusivo per stasera. Oddio. Anch'io? No, solo io e Giada ovviamente. Allora io vi volevo dire che a me mi ha invitato Marco, il ragazzo più carino della scuola, questa sera a uscire. Ah, carino, dai. Beh. Però io non mi so truccare. Tranquillo, ti trucchiamo noi. Ci pensiamo noi a truccarti, tranquilla, puoi fidarti.
Adesso io comincerò. Chiudi gli occhi. Ok, allora sarò bellissima questa sera. Marco impazzirà. Lo so già. Sarò bellissima. Allora, sappiate che i miei colori forti sono l'azzurro sugli occhi e poi il rossetto bello rosso cuocolo, mi piace quello. Perfetto, guarda, faremo esattamente così. Che bello, grazie. Non so davvero come ringraziarvi. Finalmente una cosa decente la fate in questa giornata, eh? Darvi in giro. Ma lì sotto cosa fate? Sì, perché cioè, avevi un neo, lo stiamo un po' coprendo, così sei più carina. Ah, ok. Chissà che bella. Ma vedi un attimo. Sto mettendo il... un pochino qua che secondo me manca, lo sai? Sì, un po' manca. Ah, ok, allora mi tiro un po' per così. Ah, bello il blush. Oh. Finito. Ok. Posso davvero guardarmi? Sì. Allora. Certo. Aspetta, sono emozionata, dammi lo specchio. 3, 2, 1. Ti piace? E anche qua non ti sei guardata. Cosa? No. Me ne voglio andare a casa. E vacci a casa allora. Io adesso me ne sto proprio andando, perché io mi odio. Non mi sopporto più e dirò alla mia mamma tutto quello che mi avete fatto passare, così non mi farà più venire qui. Ah, ce l'abbiamo fatta, finalmente se n'è andata. Sì. Speriamo che sua madre non la faccia più venire. Fatti 5. Ellie, Luxury. Il saluto finale. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, sì. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Din don. Ciao. Un super bacione. Ciao. Ciao. E comunque io ero ancora qui, maledetti! Ragazzi, oggi super giornata natalizia, perché ora stiamo uscendo per andare al villaggio Natale. Cos'è il villaggio già? Il villaggio di Natale, sì. Quindi andremo a Milano, ma tornati a casa faremo l'albero di Natale tutti insieme. Avete visto che casino, siamo in casa? E stasera albero di Natale, quindi venite con noi voi oggi, ovviamente siete invitatissimi. Andiamo! Dai, andiamo tutti insieme. Papi, ciao! Aspettatemi! Ok ragazzi, allora sono arrivate le cose da mangiare, una più buona dell'altra. Giada ha preso la pasta al sugo, sì. Che è la numero 2, perché è la numero 1, l'ho presa io. No, la numero 1 l'ho presa io. No, sono buonissime. Le montanare sono le numero 1, mettete un like se è vero. Guardate cosa ha preso papà. Cotoletta alla milanese. Assaggio, assaggio. Com'è? Ok ragazzi, siamo arrivati al villaggio delle meraviglie e da che parte siamo, Giada? Vieni là! Ok, vado a riprendermela. Giada, non mi vomitare addosso i tuoi spaghetti al sugo. Sì, dopo. Allora, dove stai andando adesso? Il parco avventura. Adesso lo facciamo vedere. Ecco il parco avventura. Allora ragazzi, adesso tocca a Giada, la imbragano tutta. Guardate, guardate. Iniziamo dalle gambe. Mi raccomando il moschettone, Giada. Sicurezza sempre, casco sempre allacciato. I miei capelli, ecco, a posto, non vedi più niente, basta. Basta per le orecchie, le mette, oh, la mamma. Le ah, finalmente bello. Le orecchie. Le orecchie, no, della mamma. Mamma, ce l'hai fatta! E chi abbiamo qua? Lento, che sì, dici? E c'è tantissima fila. A noi piacciono le cose un po' più strong,
però quanto è bello quest'albero. Abbiamo deciso qui al villaggio delle meraviglie di fare un po' di ginnastica. Guarda, vieni qua, vieni qua. Vediamo quanto è brava Giada con le trazioni. Sopra. Ok, ok, uno, tirati due, su. Uno dei piedi. Anch'io lo volevo con la po' di piedi, le trazioni. Come va? Adesso ti devi buttare giù, vai, buttati. 3, 2, 1, giù. Ti prende papà. Vai, uno. Vai. Non mi hai preso. Imbroglione di papà. Siamo pronti per portare a casa Giada senza denti. Andiamo agli autoscontri, che dici? Giada, cosa andiamo a fare adesso? Gli autoscontri. Ecco, dobbiamo avvertire tutti di sgombrare? No. Perché dovete sapere che Giada è una grandissima autista. È vero. Bravissima proprio. Sei pronta quindi? Sì. Ragazzi, mia figlia è la peggiore autista di sempre. Guida come sua mamma. Non è vero. Guida casomai come suo papà. Tirato un incorpo. Papà, che dici? È brava. Bravissima, come la mamma proprio. Mamma, com'è andata? Non ho mai riso così tanto. Com'è andata? Com'è andata? Sì, è vera autista. Veramente autista. È bravissima. Guarda, mi cambio, ti prego, vieni tu. Scordatelo, siete pronti per il 30° giro? Poi li facciamo anche due? No, poi andiamo a casa e dobbiamo fare l'albero di Natale. Albero di Natale. Ragazzi, ce ne stiamo andando a casa finalmente per fare il nostro super albero! Albero di Natale! E guardate che bel palloncino. È mio. Ci riconoscete attraverso? Cucù. Quindi, villaggio delle meraviglie, andato, bellissimo. E ora a casa. Albero di Natale, letterina! E letterina di Babbo Natale, è vero? Giada scriverà la letterina. Non mancate! Ragazzi, stiamo per iniziare i preparativi della Babbo Natale! Esatto! Siamo tornati a casa dal villaggio delle meraviglie e ora... Non sono così convinta, sei proprio sicura? Mettiamoci al lavoro! Cioè, sei proprio convinta di voler iniziare a tirare fuori i guardi! Però abbiamo un albero gigantesco, amicetti, non ci saremo più noi! Dovremmo già pulirci di casa! E poi sei pronta anche per la letterina? Sì! Ok, sarà una serata molto lunga. Papà, un buon tè, grazie! E adesso l'ultimo! E poi? Ultimo pezzo dell'albero, ragazzi, guardate quanto è alto! Ma ci sta! Ci sta, ci sta! Dai, papi! Papi, che rischia la vita! Che bello! Sei contenta, amore? Sì! Dai, però qui c'è da lavorare, eh! Apriamo tutti i rami, tutto quanto, insomma, mica devo fare tutto da sola! Va bene, ragazzi, vi facciamo vedere quando saremo un po' più avanti, ok? Molto bene, siamo arrivati al momento... delle luci! E questo è un momento molto, 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 molto triste! Perché le dobbiamo sbrogliare tutte! Svuotiamolo! Eccole qua! Ragazzi, siete pronti allo sbroglia luci? Tu sei pronta? Sì! Molto bene! Parti tu, Giada, forza! Forza! Scherzo! No, lascia, lascia, lascia! Faccio io! Mamma, ma come mi stai conciando? Ma no, ma tu tienile lì che io le devo sbrogliare in qualche modo. Allora, senti Giada. Mamma. Sì, tienile lì perché comunque però me le cavi. Lo sapevo, io non mi si sbroglia più niente così. Giada, questo è un lavoro lungo e difficile e tu mi devi dare una mano. No, io... Ma come vado a giocare? Io adesso cosa faccio con queste? Amicetti, mi sa che tra un mese finiremo di addobbare l'albero con le luci. Però potrebbe anche rimanere senza luci. Sì, tanto chi se ne accorge?
Amicetti, guardate qui. È lunghissima. Ce l'abbiamo fatta. Guardate, siamo arrivati al finale. Vediamo. Sono lunghissime. È vero. Andiamo laggiù. Ragazzi, siete pronti? Guardate le nostre luci. E 3, 2, 1. Wow. E le luci le abbiamo fatte. Sì. Mancano le palline, mancano gli addobbi, mancano i fiocchi, manca tutto. Ok, andiamo a farli. Ragazzi, qua si procede col nostro albero, che sarà rosso, bianco e argento. Ora stiamo attaccando la neve, quindi uno per uno. E non abbiamo ancora finito, guardate quante palline ci sono ancora da attaccare. E voi pensate che sono solo queste? No, questo sacco finissimo. Ah, che bel film di Natale. Hai visto? Bellissimo, veramente. L'ho scelto io, Ma la mamma non si vede da tanto. Non è che è successo qualcosa? Infatti, che fine ha fatto? Andiamo a vedere. A controllare. Andiamo. L'albero è finito. Però la mamma dov'è? Oh, finisce sempre così. Non mi aiuta mai nessuno a fare l'albero di Natale. Dai, eccomi, che dobbiamo fare la letterina. Ecco, ci mancava solo la letterina. E io quanto mi riposo. Mai. Amicetti, ma anche voi fate così a casa vostra. Ragazzi, guardate il nostro albero intero. Allora, intanto Giada, presenti sempre tu, ma l'ho fatto quasi tutto io questo albero. Maledizione. Comunque, fateci sapere con un bel like che metterete tra 3, 2, 1. Ora, avete messo il like? Se non avete messo il like vuol dire che non vi piace il nostro albero di Natale e ci ho messo tanta fatica per farlo, quindi like. A te piace, Giada? Sì, molto. Ok, spegniamo anche questa luce e vediamo cosa viene fuori. Atmosfera. Amicetti, è arrivato il grande momento della... Indovinate? Letterina! Letterina per Babbo Natale! E guardate qua, abbiamo anche la casella postale per... spedirla direttamente a lui, che potrà venirla a ritirare qui a casa nostra tramite il nostro fantastico camino. Quindi, allora Giada, tu sai già tutto quello che gli devi chiedere a Babbo Natale? No, perché io so di bambini che ne hanno scritte almeno 5 di letterine prima di essere convinti. Tu sei convinta solo con questa o pensi che ne dovrei aggiungere altre 18? Altre 18. Ecco, infatti mi pareva. Vai. Ok, sentiamo che cosa Giada vorrebbe per Natale. La prima cosa che assolutamente vorresti? Sto scrivendo prima caro Babbo Natale. Vai, iniziamo ovviamente con le gentilezze. Caro Babbo Natale. Caro. Di tanti colori diversi. Mi sa che la questione si allungherà un pochettino. E quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, qua si procede con questa letterina che poi vi leggeremo. Ma già da... ma lì di fianco c'è un personaggio molto inquietante che ci sta osservando. È il mio amico. Ciao, gnometto, sei venuto a guardare la lettera per Babbo di Natale? Ok, come va qui questa lettera? Siamo un po' a corto di idee di regali, chissà perché, forse perché hai un sacco di cose? Che dici? Forse. Forse. Allora, io direi, Giada, la chiudiamo così. No. E poi ne farai un'altra se ti verranno in mente altre cose che ti potrebbero piacere. Aiutateci voi, scriveteci nei commenti voi cosa gli avete chiesto, che magari a lei gli viene in mente qualcos'altro. Comunque, amicetti, ci vediamo tra poco perché spediremo la lettera imbucandola proprio lì, nella nostra super santa mail. Ok, ragazzi, Giada forse ha concluso la lettera. Interminabile. Ve la leggiamo. Caro
caro Babbo Natale, ti mando un super abbraccio a te e ai tuoi elfi. Un bacio anche a tutte le renne. Per questo Natale vorrei un portagioielli e due cover per telefono e tablet. Poi vorrei 20 maschere per il viso. Poca roba, insomma, no? E il kit per fare lo skincare. Ok. Pennelli per trucchi. Buonanotte. PS, quando mi verrà in mente qualcos'altro, ti scriverò ancora. Ecco, perché ovviamente se gli viene in mente un altro regalo lo scriverà. Ora, Giadina vuole fare anche un bel disegno a Babbo Natale. Glielo farà, ma lo vedrete sul nostro Instagram. Sul nostro Instagram, quindi cercatelo. Siamo sempre Giada e Mamma Official. E iscrivetevi in tanti e vi faremo vedere nelle storie il disegno che Giada manderà a Babbo Natale. Intanto vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video. Mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Al prossimo video. Ciao, un super ciao. Bacione. Adesso mando la letterina a Babbo Natale. Ma chissà quando se la verrà a prendere questa. Infatti, letterina. Domani la troverò vuota. Tu dici? Ma sì. Ok. E disegno che vedrete sul nostro Instagram. Ciao ciao. Buonanotte!